Polifemo, come sapete, si dedica agli eventi del centro commerciale Mongolfiera. Ogni weekend, davvero, io dico, si fa informazione, si fa cultura, si fa in modo che il cittadino, l'utente, diventi protagonista e magari arricchisca il proprio bagaglio culturale. Gli ultimi tre sabati di luglio sono dedicati ad attività riguardanti i cani. Beh, il cane è ovviamente il più grande amico dell'uomo. Tre eventi organizzati da Time for Dog, l'associazione sportiva dilettantistica. Tre sabati su tre argomentazioni, su tre temi diversi, temi attraverso i quali si cerca davvero di voler bene ai nostri cani, ai nostri amici a quattro zampe, perché vedete, non basta solo accarezzarli, giocare con loro, ma bisogna conoscerli bene, bisogna comprendere effettivamente le loro difficoltà, come intervenire in un momento particolare, quando il cane si sente male, il momento della socializzazione. E allora, io amo gli animali, sono stato anche presidente dell'ENPA per un anno, Ente Nazionale Protezione Animali, però ovviamente non ho le competenze che gli amici dell'associazione hanno. E allora ho qui due rappresentanti che ci parleranno di queste iniziative. E allora, intanto il tuo nome? Buongiorno a tutti, io sono Giuseppe Leggeri, sono un educatore cinofilo e faccio parte dell'associazione Time for Dog, che nasce a Bari nel 2012, si estende a Taranto e a Lecce grazie anche, diciamo, a questa convenzione con il comparto Mongolfiera Hipercop. Ecco, intanto com'è nata questa passione? Perché indubbiamente bisogna amare gli animali, ma poi occorre anche acquisire una professionalità. Beh, certo, questa passione nasce da anni e anni di cinofilia, di corsi, di aggiornamenti, anni e anni comunque di esperienze. Noi siamo un team di educatori che lavoriamo per quanto riguarda l'educazione, l'addestramento, l'avviamento agli sport cinofili e ci dedichiamo anche agli interventi assistiti con gli animali, meglio conosciuti come pet therapy. Allora, parliamo di questi tre giorni, le tre giornate di sabato, le ultime tre del mese di luglio, gli ultimi tre sabato del mese di luglio. E allora, intanto, la prima giornata si è parlato del primo soccorso veterinario, perché un cane, come ognuno di noi, è un colpo di sole, una mancanza del respiro, uno stato di spossatezza. Beh, parliamoci chiaro, come il colpo di sole, come il malessere colpisce l'uomo e lo fa svenire, a maggior ragione nei confronti dei cani. Quante volte vediamo questi cani proprio vinti dal caldo, da questo calore che davvero li rende inermi ed inerti? Sì, allora, sono tanti gli eventi. Oggi abbiamo il primo soccorso veterinario tenutosi dalla dottoressa Angela Cianciotta e volto proprio a voler responsabilizzare quelli che sono i proprietari dei cani, proprio a cercare di rispondere a quella che può essere un'emergenza, appunto un primo soccorso sanitario, insomma. Come altri eventi abbiamo sabato 20 una classe di socializzazione per cuccioli. Quindi avremo un attimino il discorso della comunicazione per quanto riguarda i cuccioli dai 3-6 mesi in genere, e poi sabato 27 abbiamo una giornata dedicata all'attivazione mentale, a problem solving.
piace proprio questo tema di, relativo appunto alla socializzazione dei cuccioli. Tu sei un educatore cinofilo, quindi conosci per così dire la psicologia e il primo impatto del cane, del cucciolo, è il momento in cui il cucciolo socializza con gli altri suoi simili, con l'uomo, con il mondo circostante. Sì, è molto importante. Il cucciolo generalmente intorno ai 60-65 giorni inizia a vivere quello che è un periodo molto importante della propria vita. Tutto quello che accade da lì ai 6 mesi circa significa apprendimento. Per cui tutto quello che noi gli precludiamo al cucciolo potrà essere vissuto da egli, da esso insomma, come angosciante. Quindi è molto importante che il cucciolo appunto faccia quante più esperienze possibili e sia preservato da esperienze estremamente negative. Toglimi una curiosità così, ma parliamo delle razze canine, ma ci possono essere scontri tra razze e razze, soprattutto magari anche tra i cuccioli, perché magari ci sono specie più aggressive e specie più morbide. In questo primo approccio, in questa fase in cui si è cuccioli, forse non ci sono tante sfumature, forse si è più giocherelloni, diciamo così, non so, io non ne capisco. Beh, diciamo che la fascia d'età comunque è una fascia in cui il cucciolo tende a giocare. Giustamente nell'organizzazione di una puppy class si tiene conto di quello che può essere la taglia dell'animale e di quello che potrebbe essere insomma la conformazione del cane stesso. Cioè io non vado a mettere magari un lupoide tipo un pastore tedesco e non lo metto a giocare magari con un cane che potrebbe essere un molossoide o quant'altro. Cerco un attimino di mettere cani più o meno della stessa età, più o meno della stessa taglia e più o meno che comunicano nello stesso modo. Parliamo dell'ultima giornata, dell'ultimo sabato degli eventi della del centro commerciale Mongolfiera, ricordiamolo, dedicato a? Allora, all'attivazione mentale, al problem solving. Giorno 26 se non erro. Giorno 27. 27, mi corre. Ecco, cosa significa attivazione mentale? Allora, l'attivazione mentale, altro, cioè chiamata anche come problem solving, altro non è che la risoluzione da parte del cane di un problema. Cioè il cane deve iniziare ad ingegnarsi per cercare di trovare una soluzione a un problema del tutto nuovo. Abbiamo quindi, diciamo, queste attività che consistono nel proporre al cane dei piccoli giochini da risolvere, in cui il cane attraverso queste attività ludiche impara a sviluppare impara un attimino a a prendere sicurezza su di sé, a prendere delle competenze che sono un attimino a responsabilizzarsi. Sì, impara a responsabilizzarsi, impara a prendere un attimino un po' di sicurezza e a vincere le proprie paure. Benissimo. Con Giovanni, altro educatore cinofilo, abbiamo parlato con il tuo collega un po' degli argomenti, dei temi che verranno affrontati in queste tre giornate di sabato qui al centro commerciale Mongolfiera. Mi ha incuriosito il tema della
pet therapy. Beh, un modo per aiutare chi soffre attraverso appunto il cane, l'animale che diventa amico dell'uomo e lo aiuta a risolvere i propri problemi. Sì, diciamo che il cane viene utilizzato come un lubrificante sociale tra noi e il paziente, quindi diciamo con l'aiuto anche di psicologi che seguono insieme a noi in equip. Interveniamo in queste strutture dove ci sono persone bisognose proprio per aiutarle a superare dei problemi, problemi che possono essere del tipo cognitivo, di problemi di tipo di socializzazione, quindi usiamo il cane come mezzo di lavoro per socializzare o sviluppare queste nozioni, diciamo. Ecco. È molto importante anche la pet therapy, molto efficace, almeno da quello che apprendo, con i bambini. Sì, i bambini imparano ad avvicinarsi al cane, insegniamo come si accarezza il cane, insegniamo come, diciamo che il cane è un po' il desiderio di tutti i bambini e quindi insegniamo loro le responsabilità che un cane porta con sé. Quindi diciamo ai bambini che il cane non è un giocattolo, quindi invitiamo anche i genitori a non comprare il cane come regalo di Natale per poi non sapere più cosa fare e partiamo anche proprio dalla pet therapy con queste nozioni. Anche perché io dico che avere un cane, accudirlo, un cane è un componente della propria famiglia, allora chi non ha il tempo, chi non ha la voglia, chi ha altri problemi e non se la sente, non prendesse un cane per poi trattarlo male. Sì, esatto, è proprio così. Diciamo che il cane diventa parte integrante della famiglia e con tutti i suoi pregi e difetti che possano essere. Logicamente, grazie a dei percorsi anche educativi, si possono risolvere alcuni difetti, però resta sempre il fatto che c'è bisogno di tempo da dedicare al nostro amico a quattro zampe. Per concludere, un appello che mi è molto caro e penso che sia caro a tutte le persone civili, amanti o meno amanti degli animali, il no all'abbandono. Beh sì, quello è una nota dolente che abbiamo, specie in questi periodi di vacanze, dove purtroppo vediamo sempre più spesso cani abbandonati per colpa delle vacanze o perché semplicemente l'estate viene dopo pochi mesi dal Natale, proprio da quello che dicevamo prima, diciamo il regalo di Natale arrivati ai 6 mesi, quando il cane inizia ad avere dei comportamenti, 8-9 mesi, dipende poi da... inizia un po' a dar fastidio, quindi invitiamo ad informarsi prima di prendere un cucciolo. Quali sono proprio i tempi e i costi di un cane? Anche perché ricordiamo che i maltrattamenti, ivi compreso l'abbandono, costituisce una fattispecie penale, sì. È reato penale. Un reato penale punito con denuncia e se non sbaglio anche il carcere. E comunque porta anche ad avere poi il randagismo. Sentiamo sempre parlare di gente che si lamenta del randagismo e poi abbiamo dall'altra parte gente che continua ad abbandonare, quindi è un cane un po' che si morde la coda, proprio per restare nell'ambito cinofilo, diciamo.
concludiamo questa scoperta con Time for Dog, l'associazione sportiva dilettantistica. Quanti siete? Dove operate soprattutto? Allora, noi operiamo su Bari, su Taranto e prossimamente anche su Lecce. Siamo un team di una quarantina di persone, compresi veterinari e appunto, dicevo, psicologi. E poi abbiamo un gruppo di dog sitter e un gruppo di educatori cinofili, quindi siamo un team abbastanza completo che opera un po' in giro per la Puglia, diciamo. Bene, e allora ci salutiamo con gli amici dell'associazione Time for Dog. Dobbiamo ringraziare ancora una volta il centro commerciale Mongolfiera, il suo direttore, il dottor Stefano D'Enrico, perché, ripeto, sono iniziative che aiutano a crescere, fanno crescere il territorio, responsabilizzano il cittadino, responsabilizzano l'utente. È bello qui passare in Mongolfiera, fare gli acquisti, fare shopping, fermarsi nei bar, nei ristoranti, ma è importante anche riflettere sul rispetto che si deve avere verso gli altri e innanzitutto verso gli animali, perché io lo dico sempre, su questa terra siamo tutti ospiti e nessuno è padrone. Dal centro commerciale Mongolfiera, Time for Dog è tutto. Alla prossima!